Il progetto Mi Va, Migrants Integration Through Volunteering Activities, integrazione dei migranti tramite attività di volontariato, è un progetto che nasce dalla collaborazione di 7 diversi partner provenienti da diversi paesi europei, tra cui l'Italia, la Grecia, la Finlandia, la Polonia, la Francia e Cipro. È un progetto che nasce dall'esigenza di rafforzare le competenze di operatori del terzo settore, volontari, chiunque lavora per favorire il percorso di integrazione dei migranti all'interno delle comunità di accoglienza. Accanto a questo nasce dall'esigenza di assicurare un ruolo attivo dei migranti stessi nel territorio in cui vivono, attraverso il coinvolgimento in una serie di attività. Accanto a queste attività, diciamo, interculturali di vario ambito, che sono intervenute in vari ambiti, è stata creata un'app che si chiama Indigo World. L'app serve a offrire o richiedere beni e o servizi gratuitamente, accessibili a tutti e a tutte. Per l'integrazione oggi vuol dire innanzitutto rafforzare i legami di una comunità e delle comunità in genere, vuol dire lavorare insieme per lo sviluppo, per un co-sviluppo delle persone, dei territori, vuol dire migliorare la nostra qualità di vita e vivere la preziosità di una diversità culturale che oggi è parte integrante della nostra società, che è un valore. Il progetto Mi Va contribuisce a favorire occasioni di incontro interculturale, occasioni di dialogo, occasioni di condivisione e di formazione e di potenziamento, ecco, delle competenze in genere. Quindi in tal senso il progetto contribuisce a favorire processi forse più naturali dal basso di integrazione, che a mio avviso sono i più importanti. Ho visto insieme dei ragazzi che avevano delle iniziative, no? Quello di dire integriamoci prima noi e poi lavoriamo su questo. No? Se questo messaggio dovesse passare dappertutto, secondo me non ci sarebbero porte chiuse, muri aperti, muri alti o muri bassi, saremmo tutto un abbraccio unico, no? Una conoscenza unica, una ricchezza unica. Amare significa dare, no? Amare significa il non pensare che c'è la dualità, no? Pensare all'unicità, che siamo tutto uno, perché arriviamo da una parte e finiremo tutti nella stessa parte. È come la piramide, tu puoi salire da destra, da sinistra, però in fondo ti incontri sempre là, siamo tutti lì. Sì, che la dualità è quella che crea più io e lui, invece noi.
abbiamo scoperto sapori nuovi e riscoperto sapori che già conoscevamo, ma sotto un altro abbinamento, sotto un altro aspetto, e in fondo è quello che accade tra le persone. Ci scopriamo e ci riscopriamo spesso in situazioni diverse e quindi apprezziamo degli aspetti che diversamente non riusciamo, insomma, a mettere in luce. E quindi sicuramente il cibo in sé la porta questo elemento, cioè dell'essere vocato alla relazione, e devo dire che in questo corso si è espresso totalmente questo potenziale, quindi è stata una bellissima opportunità, spero che ce ne siano delle altre anche per approfondire ulteriormente questi elementi. Questo corso di cucina per me è molto importante perché è una fusion, anche una integrazione prima, perché il cibo è una cosa che si unisce tutti noi, perché tutti noi piace anche mangiare, piace anche di provare sapori nuovi. E anche oggi quello che si sta succedendo in cucina è una cosa bellissima, perché uni di noi siamo solo uno solo, perché stiamo assaggiando una cosa mia, non quella cosa loro, anche quelli italiani, quelli senegalesi, quelli anche altri etni che ci sono. Di oggi è un incontro importantissimo, si tratta di un workshop con signore di diversa origine, c'è anche un ragazzo che è il figlio di una signora tunisina che da anni frequenta la nostra associazione. Abbiamo parlato insieme a loro di cittadinanza, di educazione, del fatto di essere prima di tutto donne e uomini. Non è stato un incontro frontale, una discussione frontale, ma proprio un lavoro di gruppo. C'è stata una comunicazione importantissima, sono uscite fuori varie proposte, vari punti di vista, varie esperienze soprattutto, che hanno portato anche a diversi punti importanti, quindi abbiamo capito molto delle necessità, dei bisogni dell'intera comunità. Agrigento si è realizzato grazie alla collaborazione con una serie di attori locali, il Capacity Building Workshop for Host Communities, un'opportunità di formazione per operatori del terzo settore, studenti universitari, volontari e altri membri della società civile, allo scopo di
e partecipare appunto ad una serie di laboratori tematici, in particolare che coprono tematiche quali integrazione, accoglienza, lotta al razzismo, dialogo interculturale, mediazione culturale e una serie di altre tematiche che hanno visto i partecipanti confrontarsi nonché interagire in una prospettiva di crescita insieme. Il progetto MIVA è stato finanziato dalla Commissione Europea tramite il Fondo FAMI, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.